Buongiorno, sono Yolanda Pensa dell'Ecomuseo delle Grigne e abbiamo co-organizzato questo corso insieme a Raul e anche i colleghi dell'Associazione Wikimedia Italia con lo scopo appunto di portare un po' di contenuti anche nuovi, anche diciamo innovativi all'interno del lavoro degli Ecomusei. E oggi Lorenzo Stucchi farà questa presentazione su OpenStreetMap e volevo prima di tutto ringraziarlo perché come moltissimi dei mappatori di OpenStreetMap Lorenzo è un volontario e anche la sua funzione come coordinatore per la Lombardia di OpenStreetMap per l'associazione Wikimedia Italia è un generoso contributo come volontario. Credo che il volontariato sia una cosa che esiste ed è molto presente anche negli Ecomusei, alcuni di noi anche come coordinatori degli Ecomusei sono volontari. Gli Ecomusei coinvolgono tanti volontari e quindi mi piace anche questa assonanza con i mappatori di OpenStreetMap e i volontari di Wikipedia. Come molti volontari, però, appunto, non necessariamente sono persone che non hanno competenze poi specialistiche. E nel caso di Lorenzo, che si è appena laureato in ingegneria ambientale e adesso è assegnista al Politecnico di Milano nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ha proprio un'esperienza sia sul tema del territorio che anche sul tema delle mappe. È stato anche attivo nel gruppo di studenti dei Polymappers del Politecnico di Milano. Per cui gli do il benvenuto, lo ringrazio per questa sua presentazione e ci aiuterà a capire meglio come funziona OpenStreetMap. Grazie Lorenzo, a te la parola. Grazie, grazie Yolanda per la presentazione. Io ora spengo la mia videocamera perché la mia connessione non mi consente di avere tutte queste condivisioni. Ho fatto partire la condivisione dello schermo, fatemi sapere se ci metterà. Abbiamo visto prima che ci mette un istante. Ok, dovreste vederlo, corretto? Sì, Benissimo. ti vedo. Ok. Nel caso in cui dovesse sentirmi male, ci fossero qualsiasi problema dovuti alla chiamata, non esitate a dirmelo e proverò in qualche modo a rendere più veloce questa transizione. Proverò a rallentare. Allora, buongiorno a tutti. Quindi, come ha presentato prima Yolanda, sono Lorenzo Stucchi, che sono coordinatore OpenStreetMap per la Lombardia per Wikimedia Italia. Nell'incontro di oggi ci sarà una breve introduzione a OpenStreetMap e a cos'è OpenStreetMap e come OpenStreetMap può essere utile per gli ecomusei. In particolare, quello che andremo a vedere è queste mappe collaborative che sono alla base di OpenStreetMap, come possono essere utili per gli ecomusei. Partendo dall'inizio, cos'è OpenStreetMap? Scusate, non ho cambiato la slide. Ok. Tra un attimo arriverà anche a voi. Cos'è OpenStreetMap? OpenStreetMap è un progetto che è nato nel 2004 da Steve Cost, che era un ricercatore dell'University College of London, che con lo scopo di creare una mappa libera ed editabile del mondo. Il suo scopo iniziale, essendo ricercatore, era la necessità di ottenere dei dati riguardanti le strade, come appunto dice il nome stesso del progetto che ha dato. Quindi lo scopo principale iniziale era la creazione di una mappa di strade del mondo. E essendo ricercatore, nel 2004 Steve Cost aveva i dati nazionali forniti dall'agenzia governativa nazionale, ma dovevano essere pagati per ogni volta che venivano richiesti e usati, e quindi questo non era sostenibile per la ricerca. Quindi quello che è stato fatto è stata la creazione di questo progetto. Questo progetto però, inoltre, abbiamo visto che è una mappa libera ed editabile del mondo. Libera ed editabile, adesso li spiegheremo bene. Però in particolare c'è un aspetto da considerare che è la mappa. Come vedete, questa è l'interfaccia principale che si ha di OpenStreetMap se si va su www.openstreetmap.org. Questa interfaccia ci fa vedere una mappa, ma in realtà questa non è semplicemente una mappa, perché oltre a questa mappa, queste sono solo una visualizzazione di quello che c'è nella mappa, perché in sé sono la cosa più importante che adesso vedrete sono i dati. Questa mappa non è solamente una renderizzazione, una visualizzazione di quello che è, ma sono esattamente dei dati che vedete. Infatti, potete vedere sono comparse ora delle linee blu all'interno della nostra mappa visibile, e ad esempio vedete che questi puntini che sono qui, se riuscite a vedere il mio mouse, no? Aspetta un secondo.
adesso dovreste riuscire a vederlo, ci sono comunque dei puntini nella zona della della scuola, in quest'area. Ci sono comunque delle zone, che dei dati che non sono mostrati, ma questi dati sono all'interno del database. Quindi cosa si può fare con questi dati? Questi dati, essendo all'interno del database, possono essere visualizzati e visti in maniera diversa da diversi progetti, da diverse visualizzazioni. Infatti ora, come tra un attimo potrete vedere, ci sono diversi stili, vengono chiamati, che renderizzano in maniera diversa i vari elementi di interesse. In particolare gli elementi di interesse possono essere magari di interesse, come abbiamo sulla sinistra, lo stile di base che riguarda principalmente le strade, oppure potrebbe esserci, come in alto a destra, uno stile principale che riguarda la ciclabilità, quindi tutti gli elementi, in questo esempio non si vede molto bene in quanto è un'area stradale, un'area urbana, però ad esempio vengono messi in risalto, ad esempio si vedono dei pallini che sono delle fontane, quindi di tutti quegli elementi che sono magari più di interesse per un aspetto che per l'altro. In basso a sinistra invece c'è una mappa dei trasporti, in questo caso in questa città si vede poco, ma nel caso della presenza di autobus, di linee di trasporto, pensando a Milano ad esempio, del metro o dei tram, sarebbero visibili in maniera particolare. Poi proviamo ad andare dopo a vedere direttamente sul sito muovendoci. Un ultimo stile che può essere di interesse, che è uno stile OpenStreetMap, è una mappa del mondo. Quindi c'è quello che viene fatto con OpenStreetMap, è anche l'utilizzo in uno scopo umanitario, quindi se vedete rispetto alle altre è più concentrato gli aspetti della scuola, le varie scuole sono mostrate maggiormente, viene mostrato con più chiarezza la presenza di un fiume, gli elementi naturali sono mostrati con più semplicità, quindi c'è alcuni aspetti sono diversi tra le diverse mappe. Ma queste diverse mappe non sono solamente delle visualizzazioni, come detto prima, sono dei dati, quindi è importante capire come questi dati vengano distribuiti, come questi dati sono utilizzabili e condivisibili dalle persone, dalla comunità. Quindi è importante focalizzarsi su qual è la licenza di questi dati. E come vedevamo la scorsa volta con la presentazione di Yolanda, ci sono diverse licenze, ho presentato le Creative Commons, la licenza di OpenStreetMap un tempo era una Creative Commons, si è più allontanata, ed è diventata questa Open Data Commons Open Database License. Cosa di diverso? Non è totalmente diverso, non è niente di totalmente differente. È più adatto, diciamo, dei dati. Comunque, lo scopo iniziale del progetto era anche far conoscere il progetto, quindi questa licenza è una licenza che chiede la condivisione dei dati per anche con l'attribuzione, a differenza di quanto può essere, come ho visto l'altra volta, per i dati di un museo, dei quali si sceglie di condividerli con una licenza che non richiede la riattribuzione, perché non c'è bisogno di... La conoscenza che rende questo progetto del 2004 sconosciuta si è poi evoluta in questo modo. È importante, quindi, le mappe, come si diceva, è una licenza open, quindi si è liberi di fare diverse cose, tra cui creare, condividere, creare e modificare, quindi io posso creare il mio progetto da questi dati che ho inserito all'interno, ma devo ricordarmi di attribuire i miei cambiamenti, devo ricondividere allo stesso modo e tenere aperti questi dati. Cosa vuol dire quindi? Vuol dire che questi dati devono essere condivisi in maniera che possono essere riutilizzati da altre persone. Ci sono altri progetti, altri esempi che adesso vi mostro, che non fanno questa cosa, non è possibile ricondividere e usare questi dati. Spesso si pensa che ad esempio servizi come Google Maps è utile inserire i dati all'interno di questi servizi perché poi più persone della comunità possono vederli, ma in realtà questo crea parecchi problemi perché in realtà questi dati, una volta inseriti, non sono più dati dei contributori, ma diventano dati di Google Maps. Infatti, ad esempio, si può vedere, non si può ridistribuire o vendere qualsiasi componente, oppure creare un nuovo prodotto, oppure un servizio basato su questi dati. Neanche per Street View, ad esempio, vi racconto un esempio che ho visto, è utile avere una visualizzazione a livello stradale dei dati. Ad esempio, pensate, sarebbe comodo che io ho un sentiero in montagna, ho una serie di foto che mi mostrano com'è questo sentiero che sto per affrontare, sarebbe molto utile, ma io da queste foto che magari qualcuno può aver caricato su Street View, io non posso acquisire dei dati, non posso estrapolare dei dati da queste informazioni. Come ad esempio non è possibile scaricare questi dati e riusarli in altri progetti, quindi è molto limitante, può essere sì, diciamo, comodo
avere una distribuire questi dati in questa maniera, ma in realtà è molto limitante perché si cedono tutti i diritti a Google Maps e li si lasciano a loro senza avere alcuna possibilità di poter anche creare e integrare altri dataset. Non è possibile, non posso unire questi dati con altri dati che ho io se non uso i loro sistemi. Diventa tutto molto chiuso e limitato. Quindi, avendo più o meno capito qual è la licenza, passiamo a capire come questi dati sono inseriti in OpenStreetMap. Allora, il modello dei dati di OpenStreetMap è leggermente diverso da un modello dei dati di, non so, credo che molti di voi abbiano delle competenze in ambito SIT, sistemi informativi territoriali, o comunque delle competenze di livello più legate, diciamo, ad aspetti anche geospaziali, e quindi si pensa a nodi, linee, poligoni. All'interno di OpenStreetMap il modello è molto più semplice, è ridotto a modo che chiunque possa capire e comprendere quali sono questi elementi. Vediamo ora brevemente quali sono, giusto per avere un'idea di come funzionano e come strutturarli. Esistono tre tipi di geometrie all'interno di OpenStreetMap: un nodo, che quindi è un singolo punto. Un singolo punto può essere un albero, una panchina, un cestino. Un albero ha in sé uno suo spazio che viene occupato, ma è più semplice se questo viene rappresentato come un singolo punto. Inoltre, un secondo tipo di geometria sono le linee, le way, che vengono chiamate dall'inglese. Una way può essere di due tipi: può essere una linea, quindi pensiamo a un fiume, a un sentiero, una strada, oppure se la linea inizia e finisce allo stesso punto, si crea un poligono. Se pensiamo ad un triangolo che parte da un punto, raggiunge due vertici e ritorna allo stesso punto, ha creato un'area. Quest'area può essere ad esempio di un edificio, un lago, un campo. C'è un terzo strumento, che è quello un po' più complicato, che raccoglie tutte le informazioni precedenti nei momenti in cui io non ho gli strumenti semplici, come ad esempio può essere una linea di un bus che è composta dalle strade che formano il percorso e dalle diverse fermate che si trovano sul percorso. Oppure può essere un poligono, un multipoligono viene chiamato. Ad esempio, quando faremo poi gli esempi, può essere che la relazione ci è utile per indicare un itinerario che fa parte di un percorso di un ecomuseo. Quindi io ho singoli sentieri, poi questo discorso lo riprenderemo, io ho i singoli sentieri, ma i singoli sentieri composti, che magari il mio sentiero che parte da un paese raggiunge ipotizziamo, una vetta di una montagna e poi scende dall'altra vetta, e magari il sentiero ha due nomi diversi, salendo e scendendo da un'altra parte. Io posso unirli con una relazione dicendo che questi due sentieri insieme creano questo argomento. Visivamente, quindi io adesso vi mostro questa mappa, che adesso comparirà tra un istante, che rappresenta ad esempio due nodi, che sono dei punti all'interno della mappa. Potrebbe esserci, qui so che c'è una pianta, questo potrebbe essere un altro nodo. In questo caso, questi due nodi, vedremo poi dopo cosa rappresentano. Oppure posso avere, adesso un attimo si caricano, posso avere, vedo delle strade, quindi io posso rappresentare queste strade come delle linee. In particolare ho delle linee che sono delle polyline, se rappresentano la strada, oppure questo edificio che vedevamo prima, se è un edificio chiuso, rappresenta un poligono. Ora abbiamo rappresentato le geometrie, ma le geometrie non mi stanno dicendo cos'è quella strada, che tipo di strada è, quindi ho bisogno dei tag, che sono degli scrittori che descrivono come cosa ciascun elemento rappresenta. Quindi ogni tag è composto da una chiave e da un valore. La chiave possiamo vedere qua, la chiave highway, che vuol dire strada in inglese più in generale. L'highway può essere di diversi tipi, quindi ha diversi valori. Quindi la chiave highway ha diversi valori che possono essere footway, quindi un percorso pedonale, un percorso bridleway, che è un percorso destinato ai cavalli. Può avere dei gradini, e questo un insieme di tag viene chiamato tagging schema, e questo ci è utile per descrivere cosa sono questi elementi. A questa pagina, a quest'URL che poi vi lascio, potete trovare tutti, moltissimi, non dico tutti, degli elementi che sono presenti ora in OpenStreetMap. Quindi non basta semplicemente, velocissimo questa volta, non basta semplicemente, scusate, okay, è stato veloce a caricare, ma poi si è fermato. Non basta semplicemente descrivere, dire che questo è un nodo, questa è una linea, questi sono tutti aspetti geometrici. È importante inserire dei tag che ci dicono, ad esempio, se ci rivedete, che
i nodi erano delle fermate dell'autobus. La strada è una strada residenziale che ha un suo nome, che è via Achille Grandi. L'edificio è quel quadrato chiuso blu, è un edificio. Inoltre, grazie a queste informazioni, possiamo anche creare delle relazioni. Ad esempio, se la linea del pullman passa da quelle fermate, io posso creare un nuovo elemento che è la relazione che unisce i nodi e le way. Quindi ho in alto a destra i nuovi tag che vengono usati per descrivere questi elementi che sono presenti. Scusate un secondo, devo provare. Ok, sì, vedete un po' di ritardo, c'è anche. Quindi questi tag nel quadrato arancione grande rappresentano gli elementi della combinazione della strada e delle varie fermate dell'autobus. Quindi abbiamo più o meno chiarito come funziona i dati all'interno di OpenStreetMap. Quindi ora serve capire come questi dati è possibile inserirli. Essendo OpenStreetMap un progetto mondiale, questi dati possono essere inseriti, se pensate, sia sul posto, quindi io posso inserire i miei dati del paese in cui vivo, della zona che conosco in cui risiedo, quindi posso fare una mappatura, si dice una mappatura sul campo, o in inglese on field. Quindi ad esempio, nell'immagine a sinistra, al Politecnico di Milano, con il gruppo di Polymappers, stavamo mappando alcuni elementi di interesse. Qui in particolare c'era un'uscita, che non era questo cancello sulla destra che non era segnato, o queste cabine di interesse in cui questo ragazzo sta facendo una foto. Sulla destra invece, vedete che non siamo al Politecnico, ma è sempre un'attività di Polymappers. Cosa è stato fatto? È stata raccolta una serie di foto del percorso, e questa serie di foto possono essere usate per descrivere il percorso, oppure può essere registrata, vedremo poi in seguito, una traccia GPX che mi descrive il percorso che io ho percorso in modo, scusate il gioco di parole, mi descrive il sentiero che io ho percorso, in modo che poi posso inserire questo dato in OpenStreetMap. Perché come faccio a sapere esattamente dove passa il percorso? Molto spesso, il secondo modo in cui viene usata questa informazione, che combina un po' questo primo modo, è l'utilizzo di immagini satellitari, che sono rilasciate con licenza libera. Quindi io, in questo modo, io posso mappare anche zone del mondo che non posso fisicamente raggiungere. Quindi, ad esempio, dall'Europa, posso mappare zone inizialmente in Africa, o posso mappare le strade di tutto il mondo una volta che ho queste immagini satellitari. Nelle foto vedete due esempi, due attività che ho condotto con i Polymappers. Nella prima a sinistra eravamo a Milano all'interno di un laboratorio e stavamo mappando gli elementi di interesse culturale e architettonico principalmente. C'era un comune nel Piacentino che aveva rilasciato dei dati dei loro beni di interesse, beni architettonici, e li stavamo inserendo all'interno di OpenStreetMap. Nell'esempio a destra è un esempio di attività che può essere condotta con anche dei bambini, di inserimento di strade in varie zone del mondo per aumentare questa conoscenza della mappatura distribuita e condivisa soprattutto. Quindi si insegna anche ai bambini, come ai ragazzi delle scuole medie e elementari, come svolgere questa attività, che poi davvero può essere svolta da chiunque. L'ultimo modo è un modo un po' molto complicato, diciamo, perché ha tutta una sua struttura che è necessario stabilire per poter inserire questi dati, perché come sembrerà chiarissimo, se io vado a inserire in un modo massivo, quindi io faccio un import di una mia sorgente di dati all'interno di OpenStreetMap, devo curarmi di questi dati non siano già presenti in OpenStreetMap, non siano compatibili con quello che è presente in OpenStreetMap, e che anche la licenza con cui questi dati vengano rilasciati sia compatibile con quello che che mi serve. Un esempio di questo può essere l'import dei dati di tutti gli indirizzi di residenza dei civici della provincia di Biella. La provincia di Biella ha rilasciato questi dati e un dirigente che era conoscente di questo progetto ha deciso, in accordo con l'amministrazione, di rilasciare questi dati, e tra il 2016 e il 2017 tutti questi dati sono stati inseriti all'interno di OpenStreetMap. Quindi questo è un processo ovviamente utile
per aumentare la quantità di dati all'interno di OpenStreetMap, ma è un processo un po', diciamo, critico perché ha bisogno di una serie di fasi, si sta sempre più strutturando perché, come ovviamente potete pensare, i dati all'interno di OpenStreetMap stanno aumentando e quindi è necessario che ogni volta si verifichi e si controlli che questi dati siano coerenti con quanto è già esistente. L'ultimo strumento che questi può contribuire, scusate, ho scritto due modi in alto, sono tre. Questi tre modi sono modi che contribuiscono direttamente al progetto. Quindi io vado direttamente, una volta che mi sono registrato, a modificare i dati all'interno di OpenStreetMap. Ci sono dei modi che possono essere condotti in maniera indiretta. Questi modi, come ho accennato prima nella foto che si vedeva prima, di questi ragazzi, noi ragazzi che eravamo su un sentiero, com'è possibile? Io registro una traccia GPX del mio percorso col mio telefono, che comunque è un'accuratezza buona, sia per il progetto o comunque tracciando tutto il sentiero l'accuratezza è buona, perché potrete sicuramente pensare che se ho un sentiero in una zona di bosco, se non ho una traccia dal satellite non potrò mai vederlo, questo sentiero. Quindi è molto utile avere delle tracce GPX di questi sentieri che io posso usare, posso caricare. Vedete, nella pagina di OpenStreetMap principalmente c'è proprio GPX tracks e posso caricare la mia traccia. Un altro strumento che abbiamo visto prima, qual è? È l'utilizzo di immagini a livello stradale o, in contesto, diciamo, di sentiero, delle immagini di un sentiero. Quindi io, come esiste Google Street View, esistono altri progetti molto simili, ma con licenza aperta, che mi consentono di caricare delle immagini per poi essere rilasciate in modo che possano essere inserite all'interno di OpenStreetMap. Due sono i principali progetti che si occupano di ciò, MapPillary e OpenStreetCam. Le differenze tra i due sono leggermente a livello di licenza, ma diciamo che principalmente MapPillary è una compagnia, quindi è una compagnia con degli scopi totalmente coerenti con gli scopi di OpenStreetMap, quindi essendo una compagnia è più propensa a favorire i contributori, quindi non favorire economicamente, ma se c'è un problema cerca di risolverlo più rapidamente. Invece OpenStreetMap, che è un progetto che è partito da un gruppo di contributori, credo in Romania, e si è un po', diciamo, fermato nell'ultimo periodo, perché capite che quando adesso vi parlo della mole di dati che ci sono in MapPillary, adesso quando comparirà l'immagine, ma ci sono circa 1 miliardo di foto. Per gestire 1 miliardo di foto serve un'infrastruttura che non può basarsi semplicemente su dei volontari che utilizzano questi dati. Come vedete, la copertura di MapPillary è praticamente mondiale, sempre più si sta sviluppando in moltissime parti del corpo del mondo. In Nord America, nelle parti abitate, e l'Europa sono quasi complete a livello macroscopico. Ovviamente a livello microscopico non è così, però vedete che esempio le zone dell'Africa, della Cina, della Russia o del Sud America sono meno complete. Quindi può essere davvero utile collezionare queste immagini, perché se pensate, io mentre cammino su un sentiero ho moltissime informazioni che mi possono essere di interesse. Può essere di interesse la larghezza del marciapiede del sentiero, la copertura del sentiero, può essere quindi il materiale, come questo materiale è conservato, se sono presenti numerose buche, pensiamo ad esempio a un sentiero in una terra battuta. La terra battuta potrebbe essere in un pessimo stato, potrebbe essere molto, molto recente. Quindi queste informazioni possono essere collezionate in diversi modi. Posso usare uno smartphone, quindi anche solo col mio telefono posso usarle. Vedete sull'immagine a sinistra un telefono attaccato ad una bicicletta. Nell'immagine a destra questo stesso telefono è attaccato su una camera, quindi sull'immagine a sinistra potrò raccogliere informazioni di sentieri, sull'immagine a destra semplicemente della strada. Inoltre posso anche raccogliere delle immagini con delle action cam, come per esempio essere una GoPro, e quindi posso sempre attaccare una mia bicicletta o posso andare in giro a piedi. Ci sono pro e contro di ciascuno degli aspetti, ma non sto qui ad affrontarli. Uno degli aspetti più interessanti e più recenti è lo sviluppo delle camere 360 gradi, quindi riottenere quello che, diciamo, viene un po' visto in Google Street View, quindi anche posso muovermi all'interno dell'immagine e avere una copertura di tutto ciò che mi circonda. Se avrete piacere,
a questo link, che poi vi conviene prendere le slide perché è un po' complicato andare direttamente a scrivere tutto il link, ci sono una serie di immagini del campus di Milano che ho usato io come test per la mia tesi, e potrete vedere come ci si può muovere tranquillamente e come sia tutto fluido e normale. Un altro modo, abbiamo visto come contribuire a OpenStreetMap, ci sono molti altri modi in cui si può contribuire a OpenStreetMap, ho scelto questi che sono più di interesse per, diciamo, per gli ecomusei, quindi utilizzare delle immagini che magari sono già presenti o si possono facilmente raccogliere, delle tracce GPX per gli itinerari, se non sono già presenti in OpenStreetMap, ma questi dati, una volta che si hanno e si decide di usarli, di inserirli in OpenStreetMap, è, secondo me, è fondamentale capire come vengono utilizzati questi dati, come io, utente, persona che passa per l'ecomuseo, può, sapendo che questi dati sono inseriti in OpenStreetMap, utilizzarli. Quindi adesso, nell'ultima parte che mi rimane, vi faccio una breve barra lunga carrellata di elementi, di progetti o di attività che sono state svolte. La prima, che riguarda non semplicemente così, è un'attività molto più vasta, riguarda l'utilizzo dei dati con due applicazioni mobile che esistono. A sinistra abbiamo Osmend e a destra abbiamo Maps.me. Queste due applicazioni sono leggermente diverse, consentono entrambe la navigazione, quindi è utile se io voglio scegliermi il mio sentiero, voglio raggiungere un rifugio, mettiamo, non so esattamente qual è il sentiero, ma grazie alla navigazione in offline posso fare queste cose. Ad esempio, in particolare in Maps.me, io posso scaricarmi le mie aree di interesse, quindi posso scaricarmi tutta la mappa della Lombardia a una determinata data e non mi serve che ci sia la connessione al telefono per poter usare questi dati. E questo è dovuto al fatto che i dati di OpenStreetMap sono rilasciati con questa licenza, quindi che chiunque può creare le sue applicazioni per usufruire di questi dati. Quindi, ad esempio, questa potrebbe essere un esempio di applicazione, poi ovviamente può essere fatto per la navigazione, ci sono diverse opzioni, come vedete qui in Osmend, c'è la possibilità di navigare con una macchina, a piedi, in bicicletta, quindi vengono scelti diversi percorsi in base a qual è lo scopo del routing o anche semplicemente della ricerca della mappa di un punto di interesse. Un altro utilizzo che può essere interessante per gli ecomusei è, ho visto qualche sito di ecomuseo e molto spesso ci sono delle mappe che mostrano alcuni elementi. Molte di queste mappe sono di Google Maps e quindi risulta un po' problematico a volte perché è difficile accedervi, bisogna pagare per utilizzare questi servizi, credo che questo sia uno dei problemi principali, però bisogna comunque, ci sono delle difficoltà a creare queste mappe. Allora, vi presento adesso questo strumento, che vedremo in alcuni esempi, che poi la prossima volta approfondiremo leggermente per capire come funziona. Questo strumento si chiama UMAP, questo è solamente uno, ce ne sono moltissimi altri, che infatti poi vedremo negli alcuni esempi che vi presento dopo. Questo strumento cosa fa? Crea una mappa che usa come sfondo OpenStreetMap e all'interno del quale posso inserire sia delle informazioni che sono già in OpenStreetMap attraverso delle semplici, vengono chiamate delle query, quindi io estraggo dei semplici dati che sono già in OpenStreetMap e li vado a inserire nella mia mappa. Oppure posso caricare altri dati nei vari formati più geostrutturati, se parliamo, ad esempio, uno shapefile, ha qualche difficoltà, però un GeoJSON, un GPX, un KML o comunque molti formati sono presenti. Se non è possibile, se i dati si hanno in uno shapefile, si può tranquillamente con molti dei programmi di, come può essere QGIS o ArcGIS, che magari è presente in qualche amministrazione, si può trasformare questi dati e possono essere inseriti. Ma cosa si può creare con questo UMAP? Faccio due esempi. Il primo esempio è qualcosa che ho creato io, quindi mi dilungo un po' di più, il secondo poi ci passiamo più velocemente. Il primo esempio è molto semplice. Il primo esempio è partito da una ricerca per la giornata della memoria, cioè quante delle pietre d'inciampo che sono presenti in Italia sono inserite in OpenStreetMap. Sfortunatamente, poi può essere presente una leggenda, o semplicemente uno screenshot per fare in fretta, le pietre d'inciampo presenti in OpenStreetMap sono quelle gialle, quelle che vedete nei pallini gialli. Qui ovviamente la mappa si può fare in diversi stili, può essere migliorata, può essere resa più bella, poi ne vedremo una seconda molto più bella. E invece in nero io avevo indicato dei dati che sono presenti in altre sorgenti, e quindi è possibile, ad esempio, questo 28 che vedete nella zona di Milano, sono delle pietre di inciampo che sono rilasciate dalla provincia di Monza e Brianza. Ma questi dati non possono essere inseriti in OpenStreetMap perché non hanno una licenza compatibile.
quindi io posso inserirli in questa mappa perché dico che i dati sono di origine della provincia, ma non posso metterli in OpenStreetMap, quindi restano un po' lì sospesi, cioè non possono essere facilmente anche trovati. Vedete che, o se no, ci sono queste 53, sono delle foto che sono già in Wikimedia, in Wikicommons, di cui parlerà tra due incontri Marta, ma che non sono in OpenStreetMap, quindi può essere anche delle visualizzazioni per capire la distribuzione delle pietre d'inciampo. Ce ne sono moltissime altre che saranno presenti in Italia, ma che non si riescono a trovare perché magari non sono rese open. Ad esempio, su Milano stiamo lavorando per, come Wikimedia Italia, abbiamo parlato con l'associazione pietre d'inciampo, per inserire anche questi dati all'interno di OpenStreetMap. Un altro esempio più carino è legato alla situazione che c'era stata della quarantena, quindi sicuramente avete visto molti di servizi di consegna di elementi di alimenti a casa, ok? E ad esempio qui è stata creata a Cuneo, Cuneo è soltanto un esempio, poi è stata creata in diversi paesi, una mappa che mostra tutte le attività commerciali che offrivano servizi di consegna a domicilio o in seguito che consentivano attività di asporto. E quindi vedete qua delle icone più carine, diciamo, di quelle che avevo creato io prima, in cui si vedono, è possibile poi cliccare andando sulla mappa, è possibile cliccare e scoprire quali sono questi elementi di interesse. Questa mappa può essere inserita all'interno di un sito di un'amministrazione e può rimanere sul sito e mostrare quali sono questi elementi di interesse. Ora, parlando più in generale di esempi di utilizzo di OpenStreetMap, vi racconto questo esempio, che riguarda questa è una presentazione che è stata fatta a una conferenza di OpenStreetMap in Italia, a Torino. Come vedete, la presentazione era da parte del NUE, numero unico europeo 112, che presentava come nelle loro centrali di allarme in cui arrivavano le chiamate usassero la cartografia di OpenStreetMap, perché molto spesso era più accurata nelle zone più rurali di altre cartografie. Inoltre è una cartografia che è personalizzabile, quindi io posso creare il mio stile che si adatta, ad esempio può mettere in risalto maggiormente i numeri civici, gli edifici, alcuni punti di interesse che magari in altre cartografie non sono presenti o non sono disponibili. Quindi questa è la centrale che riguarda Piemonte e la Valle d'Aosta, al momento utilizza questi dati e contribuisce anche a questi dati, poiché può anche appunto contribuire e avere quindi un maggior numero di elementi. Se si riscontra che è un'area poco coperta e nel caso di una chiamata si va a coprirla, inseriscono anche lì dei dati, ovviamente in situazioni non di emergenza. Un altro tipo di utilizzo è l'inserimento di un tema adesso molto, diciamo, presente all'interno della comunità di OpenStreetMap, che è la mappatura per l'accessibilità. Quello che credo molti di voi conosceranno, che è il PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Ad esempio c'è stato l'esempio del comune di Padova, che per promuovere questa attività ha organizzato un'attività di mappatura collettiva coinvolgendo la comunità e ha creato questa cartografia. Poi queste sono solo un esempio delle slide, ma da questa cartografia ne è stata estratta anche una cartografia più, diciamo, ufficiale e documentata, che è stata inserita nella documentazione ufficiale del PEBA, che però è partita dalle mappe presenti in OpenStreetMap. Qui vedete questo link, potete vedere una presentazione di Alessandro Sarretta che ha spiegato come è stato fatto questo progetto, ma la cosa positiva di questo progetto è che ha coinvolto anche associazioni di quartiere e associazioni di persone di gruppi di persone con disabilità. Quindi venivano anche loro in primo luogo richiesta la loro collaborazione per andare a individuare quali fossero davvero gli elementi di interesse per la mappatura di questi elementi. Altri esempi possono riguardare la protezione civile e in particolare, molto brevemente, la raccolta di foto attraverso la piattaforma che abbiamo visto prima, Mapillary, per la valutazione in questo caso siamo a Chiavari, in Liguria, c'è questo torrente che si chiama Rupinaro, questo torrente è esondato parecchie volte, allora la protezione civile ha avuto bisogno di una cartografia che ne descrivesse le caratteristiche e usando OpenStreetMap hanno potuto creare un processo collaborativo che, partendo dalla raccolta di foto, come vedete questa che vedete nella slide, quello che vedete
è una foto che è presente in Mapillary, che quindi chiunque può inserire informazioni da questa foto. Un altro esempio che vi presento è un utilizzo di OpenStreetMap all'interno di un sito web. Ad esempio, qui ho trovato che il Parco del Mincio, a Mantova, utilizza OpenStreetMap come cartografia di base, vedete nella mappa, come cartografia di base nel quale inserire i suoi punti di interesse, come ad esempio la copertura dell'area protetta, le varie sedi, i vari uffici, i vari itinerari di interesse, i punti di interesse, quindi come anche OpenStreetMap può essere, come vedevamo prima con UMAP, può essere utilizzata per creare dei servizi di visualizzazione anche dei dati, staccandosi da software proprietari. Un ultimo esempio che vi porto, brevemente andando a concludere, è questo esempio di un progetto del Politecnico di Milano, di un progetto interregionale Italia-Svizzera. Questo progetto era progetto di una tesi di laurea, quindi è ancora un progetto abbastanza in evoluzione. Siamo nella città di Como, siamo nel, credo si chiami Parco della Spina Verde, non ne sono pienamente sicuro. Cosa è stato fatto? Nel progetto, gli itinerari che erano già mappati in OpenStreetMap sono stati utilizzati per poter creare uno strumento che consente la navigazione. Cioè, io utente posso decidere, forse questo è più semplice se lo facciamo vedere, tanto comunque siamo in tempo, quindi... Ok, adesso ve lo mostro. Ci metterà un attimo a caricare. Praticamente io all'interno di questo strumento mi è utile questo strumento per pianificare un mio percorso all'interno del parco. Questo strumento può essere applicato ovunque perché in realtà si basa sui dati di OpenStreetMap. Quindi adesso ci metterà un attimo prima che lo possiate vedere. Quindi come questo strumento è stato applicato per questo caso di studio potrà essere poi applicato in qualsiasi altro museo. Si è un attimo bloccato, sperando che si sblocchi. Ok, vedete, calma, che adesso comparirà una finestra, ok, la vedete sulla sinistra, che in cui io posso decidere qual è il mio interesse per diverse categorie. All'interno del prestito ci sono diversi elementi, come ad esempio elementi storici, militari, religiosi, antropici, sportivi, di natura. Io posso scegliere qual è il mio livello di interesse nei vari ambiti. E in base a questo, in base a quanto possiamo scegliere, su quanti chilometri posso percorrere, diversi elementi di scelta, lui mi proporrà degli itinerari, vedremo anche l'ultima schermata, la possibilità di essere un percorso accessibili, mi propone dei vari itinerari che posso preferire ad altri. Quindi come i dati di OpenStreetMap possono essere anche riutilizzati e poi condivisi in vari progetti. Vedete, ad esempio, qui lui mi seleziona, mi dice che mi consiglia di fare il percorso 11, che va a vedere questi elementi storici e poi va a raggiungere questi elementi storici e poi dice, siccome il percorso, farete fatica a vederlo, siccome il percorso delle caratteristiche, poi sarà ognuno sarà diverso. Vedete sulla sinistra che mi dice quale percorso potrebbe piacere di più e piacermi di meno, e sono strumenti tutti che possono essere creati e utilizzati, poiché i dati di OpenStreetMap sono rilasciati in maniera open. Tornando alla presentazione, vi chiedo ora se avete qualche domanda, qualche dubbio, perché poi ora vi mostrerò, forse questa sarà la parte un po' più complicata, vi mostrerò come si può semplicemente andare a inserire questi elementi, alcuni dei principali elementi che riguardano l'ecomuseo all'interno di OpenStreetMap in maniera molto... È molto semplice, come abbiamo visto anche dei bambini possono farlo, possono mappare gli edifici, l'attività è molto semplice, poi ce ne sono altre più complesse che è sempre possibile fare. State facendo le domande nella chat, le ho perse? No, ok. Se qualcuno ha delle domande, delle curiosità, sono disponibile. Ok. Sì, io ne ho una. Pronto? Prego. Sì, posso? Sì, certo. Sì. Allora, niente, mi faccio vedere così vedi che te la fa la. Ecco, sono io. Bellissimo. Io ho visto che prima hai fatto vedere
il telefonino attaccato a una bicicletta e penso anche che lo si può tenere in mano quando si fa un sentiero di montagna. Molte volte il sentiero è coperto da molta vegetazione. Allora, se io percorro il sentiero con il telefonino, mi pare, poi io tecnicamente sono ignorante, quindi correggimi, se io percorro il sentiero col telefonino, traccio una linea, giusto? Esatto. Se Ecco. posso registrare la mia traccia dove sto passando. Poi dopo passo sulla, penso a una mappa anche satellitare, tanto per fartela capire, no? Su quella mappa satellitare il sentiero dall'alto non si vede perché è tutto coperto dalla vegetazione. Se ho quella traccia, posso sovrapporla e capire quindi il percorso del sentiero? Esatto. Sì, è proprio quello che viene. Adesso vi faccio vedere un esempio. Ad esempio, adesso sono nelle montagne tra Sondrio e Bergamo. Io posso attivare, si metterà un attimino, tutti i dati, tutte le tracce GPX, queste tracce di percorsi che sono presenti. Vi posso mostrare che molto alcuni di questi percorsi, un attimo che si sposta, quello ci servirà poi dopo. Io provo nel frattempo già a trovare dove sono queste zone. Ok. Adesso Perché cosa in una. sono perso? Ah, Sì, no, perché in comunque una. il punto, quello che mi. Sì, no, certo, quello è sicuramente una cosa molto utile. Infatti, lì non posso da satellite tracciare la mappa, tracciare l'immagine satellitare perché appunto non vedo niente. Quindi, appunto, Esatto. mi fido del mio sentiero. Posso comunque vedo se la mia traccia che viene registrata fa dei grandi salti o è una traccia che è plausibile con quello che è il percorso. E comunque. Gli aspetti sono che tendenzialmente, comunque, anche se ho un errore di 2 metri, il sentiero che passa da dove sono io sarà uno solo, non ce ne sono 10 uno di fianco all'altro che non so quale prendere, o comunque posso intuire e capire dov'è. Sì, ma la scala è importante perché la mappa ha una scala, faccio per dire, no? La traccia Adesso vi ho che trovato un esempio. il telefonino disegna, la devo mettere in scala con la mappa, mi No, pare. no, perché allora lo strumento funziona. Adesso non riuscite a vedere lo schermo, dovreste vedere. I colori non sono al massimo. Comunque dovreste vedere che c'è una traccia in blu, verde e blu, ma non si è ancora aggiornata. In verde e blu, ok, adesso, si vede in blu che passa sopra tutta quest'area con dei simbolini degli alberi. Quindi vuol dire che è coperta totalmente. Esatto, se io vado a modificare quest'area vedrò che quell'area è totalmente, io posso, come ho fatto adesso con modifica, entro e vado a vedere quest'area. Vedevo prima che, come vedete, che quel percorso c'è solo una traccia posta sopra, non si vede dove passa quel percorso. Eh Quindi adesso sì. sto andando a modificare. Quindi io cosa faccio? Io uso la traccia che ho creato per inserire questi dati in OpenStreetMap. Adesso Quindi si carica e capirete. la sovrapponi. Esatto. Vedete, adesso si sta caricando. Vedrete che io ho una traccia in marroncino sulla sinistra. Un secondo. Una traccia a sinistra marroncino che è il sentiero che è già mappato in OpenStreetMap. Poi a un certo punto da qui si stacca e va verso questo che sono rappresentati come dei fiumi, che saranno dei piccoli torrentelli. E vedete la traccia che si stacca dal sentiero e raggiunge un altro sentiero. Ma è quella lì sotto. Questa traccia. Sì, E quella lì sottile blu verde. esatto, quella è una traccia GPX. Qui qualcuno ha registrato, evidentemente lì c'è un sentiero, ma questo sentiero non è stato ancora inserito. Quindi con questo strumento potrò andare a mappare questo sentiero. Come vedete, poi diverse tracce ovviamente potrebbero avere degli errori più o meno, però qui si può capire dalla scala che è plausibile che questo sentiero faccia dei tornantelli per salire. Quindi va bene tracciarlo in questo modo. Poi sicuramente, facendo il caso degli ecomusei, una persona che percorre il sentiero comunque si ricorda di dove è passato, come era il sentiero, quindi può anche in questo modo facilmente inserire questi dati. O magari può usare degli strumenti più, diciamo avanzati della semplice traccia del telefono, se sono a disposizione, per tracciare il sentiero. Ma sicuramente già il semplice telefono può tranquillamente bastare.
e ovviamente non ci si può capire che qui non credo che il sentiero non farà, quando ricarica, non fa su e giù, ma sarà una traccia linea, una linea retta da tracciare, da rendere più morbida. Ma bisogna avere un'app sul telefonino per fare questo? Sì, ci sono molte app gratuite, quella che ho fatto vedere prima, ad esempio, Osmend, sto tornando un secondo all'applicazione, fa questa cosa ed è possibile utilizzarla per registrare queste tracce. Questo, la prossima volta brevemente parlerò anche di questo. Questa applicazione, vedete in alto, sì, quando carica la slide, in alto a destra, nella schermata di sinistra, quando comparirà la slide, ci saranno, come abbiamo visto prima, i due schermi delle varie applicazioni, come si presentano. Esatto, adesso lo vedete. A sinistra c'è un registra con un pallino. Se io schiaccio su quel pallino, di fianco registra, mi inizia la registrazione della mia traccia GPX. Quindi mi registra il percorso che io sto facendo. Se io di un lungo sentiero, come sono stanco, mi fermo, ma i tempi, calcolo anche i tempi? Sì, allora, cioè, questa informazione viene calcolata, ma non è un'informazione di interesse, nel senso che le informazioni, poi, come abbiamo visto prima, quando io carico la mia traccia GPX, mi può caricare sia, cioè lui ottiene un'informazione della mia posizione nel tempo. Questa informazione della mia posizione nel tempo può essere che mi interessa qual è la mia posizione in quel momento del tempo, ma in realtà mi interessa più che in una posizione ero prima di essere nella posizione successiva. Mi interessa più la sequenza di queste informazioni per poi creare il percorso e capire come si svolge. Senti, qua dico l'ultimo, poi mi taccio perché non voglio monopolizzare. Nei sentieri di montagna noi ci siamo preoccupati di mettere le difficoltà, i tempi di percorrenza, che sono molto importanti. Di solito quando un montanaro la percorre in un'ora, noi ci mettiamo 2 ore, 3, 2 ore, ecco, per dire. Con questa app si può anche lavorare sul tempo? Allora, non direttamente con l'applicazione, perché l'applicazione non va direttamente a inserire i dati in OpenStreetMap, ma, ad esempio, adesso vi parlo di questo, il CAI, come CAI, nelle varie sezioni, ha un accordo con Wikimedia Italia per l'inserimento di tutti i sentieri nazionali, tutti di interesse anche locale, quindi ogni singola sezione sta nel corso degli anni inserendo all'interno di OpenStreetMap tutti i suoi sentieri. Quindi può essere che molti dei sentieri che di sono interesse per alcuni ecomusei nelle zone di montagna, saranno gli stessi ecomusei e gli stessi itinerari del CAI, però magari l'ecomuseo userà i sentieri, ma farà un percorso diverso da quello che è previsto dal CAI. Va bene, ti ringrazio, eh. Comunque la prossima volta entriamo nello specifico. Sì, questa volta era più di introduzione, la prossima volta Ok. parlerò più anche come creare adesso vi parlo brevemente come inserire la sede dell'ecomuseo, che è una cosa molto semplice che può essere fatta subito. Vedete la slide? Sì. Quindi adesso non so se c'è il responsabile dell'ecomuseo Ada di Leonardo. L'ho fatto io l'ecomuseo di Leonardo. Ok, È proprio allora il museo che poi è stato riconosciuto. E ce l'hai qui, sono io. perfetto. Allora adesso io torno ad esempio Ti la sede ringrazio. dell'ecomuseo. Sì, dimmi. No, mi taccio, ti ringrazio e Ok, mi taccio. adesso vi mostro come. Allora, per registrarsi, un attimo vedete il mio schermo, per contribuire a OpenStreetMap, allora vi faccio una breve sintesi prima di partire. Gli elementi che abbiamo individuato con Yolanda, il principale di interesse, sono la sede dell'ecomuseo, quindi dove in sé ha sede l'ecomuseo, i confini dell'ecomuseo, considerando che l'ecomuseo è composto da un insieme di comuni, quindi l'insieme di questi comuni crea i confini all'interno dei quali c'è un interesse dell'ecomuseo. E poi abbiamo visto molti ecomusei hanno degli itinerari. Ci sono sicuramente tra tutti gli ecomusei in cui siete presenti, ci saranno moltissimi altri elementi di interesse. Abbiamo iniziato a individuare questi come principali. Poi c'è quell'elenco di tutti i tag che sono presenti in OpenStreetMap che può essere di interesse per individuare quale elemento corretto inserire. Quindi ora vedete il mio schermo, vedete che in alto a destra c'è un registrati, quindi è possibile registrarsi OpenStreetMap.
Le informazioni che sono richieste sono semplicemente un indirizzo mail che potete scegliere di inserire un vostro indirizzo personale o un indirizzo più formale se poi vorrete rilasciare questi dati come museo. Scegliere un nome che può essere un proprio, il nome proprio di un proprio username, che può essere, ad esempio, nel mio caso Lorenzo Stucchi, o cioè tendenzialmente meglio preferire un nome di questo tipo, a meno che non si scelga un'email istituzionale, quindi si faccia, si scelga un, ad esempio l'email dell'Ecomuseo, diciamo, e si sceglie il nome come Ecomuseo, però è consigliato sempre riferirsi alla singola persona. Una volta che si è creato, una volta che si è registrato, adesso accedo e vi mostro come. Quindi ora sono in questa, ho fatto l'accesso, so da conoscenze mie e da chiedo conferma dal direttore del museo di Leonardo, che la sede principale del museo si trova in via Alzaia Sud, in questo edificio. No, veramente via Pietro Calvi. Comunque, per tutte le precisazioni, poi se vuoi me le chiedi, perché lo conosco a memoria. Non è questo? No, è la villa Gina. Scusate, facciamo un esempio, poi dopo lo cambieremo. Cerchiamo di lasciarlo terminare, altrimenti non riusciamo a concludere. Cambiarlo. Dove si trova questa villa? A Vaprio. No, non è lì, quella è la casa, scusa, poi mi taccio, quella è la casa del custode delle acque, a Vaprio, non è, adesso è la sede dell'Ecomuseo, ma in origine era al parco, adesso si sta passando, ecco, ma vabbè, dai, dopo, mi taccio. Beh, è qui o no? Interessa capire se è giusto il dato che sto per inserire. Cioè, adesso, questa è la casa adesso sì, ma l'Ecomuseo di Leonardo è stato riattivato da pochissimo, adesso sì. Ok. Allora, interessa che adesso sia giusto, ok. Quindi una volta che voi avete identificato l'edificio, o può essere che l'edificio non sia presente, in questo caso la casa dell'acqua, mi sembra si chiama, non mi ricordo, però non c'è presente solo l'Ecomuseo, quindi è presente l'edificio, io cosa vado a inserire? Se il mio elemento, la mia sede dell'Ecomuseo è tutto l'edificio complessivo, andrò a disegnare un edificio. Se vedete che adesso si carica. Cosa vediamo? Vediamo ci sono molte cose che adesso compariranno sulla mappa. Principalmente è presente un'immagine di sfondo, tra un attimo si carica, che è un'immagine satellitare, e dei diversi dati che sono rappresentati da diversi elementi di colore differente. Speriamo di scegliere un'immagine satellitare un po' più bella. Quindi, se nel caso in cui il mio ecomuseo sia un intero edificio, io andrò a disegnare, ipotizziamo qua per finta che sia all'interno del lago, del fiume, scusate, io andrò a disegnare un edificio, un quadrato che è l'edificio, che rappresenta la sede che rappresenta l'ecomuseo. Un attimo, arriva, si carica. Comunque, quando accedete la prima volta, vi farà un tutorial che vi spiega come si inseriscono questi elementi di base. Il tutorial è molto semplice. Visto che c'è qualche problema nella connessione, vi conviene farlo in quella maniera. Ma comunque è davvero molto semplice. Basta cliccare in alto, vedete che in alto al centro c'è scritto, c'è area, clicco, mi muovo e faccio i punti sui confini dell'elemento. Nel mio caso quest'area che ho disegnato non vuol dire niente, ma il mio ecomuseo in questo caso sarà un punto all'interno dell'edificio Casa dell'Acqua. Non so esattamente qual è il punto in cui si trova, un attimo che si sta caricando, posso inserirlo all'interno dell'edificio, se so esattamente in quale zona, se per esempio penso la sede di un ecomuseo è all'interno di un municipio, magari il municipio ha due ali, posso inserirlo nell'ala corretta. Io vado a inserirlo come punto, schiacciato sul punto e schiaccio su dove intendo mettere l'elemento, vedete che lampeggia. Cerco, qua mi compare già perché l'ho già cercato, cerco museo. Clicco sul primo suggerimento che mi dice museo. E cosa mi trovo? Mi trovo adesso, un attimo che ve lo carica, un pannellino che mi spiega, mi dà alcuni tag che abbiamo visto prima, alcuni attributi che sono di interesse per un museo.
ad esempio, vedete il pannello sulla sinistra che mi mostra questi elementi, posso ingrandirlo un attimo. Vedete che sotto questo pannello ci sono vari campi e poi c'è un campo etichette. Etichette è la traduzione dall'inglese tag che spiega e riporta questi elementi. Ora mi interessa sapere quali elementi ci devo inserire, quindi devo inserire il nome, che quindi è Ecomuseo Adda di Leonardo, operatore che è l'associazione o l'ente che si occupa, quindi credo che molto spesso sarà lo stesso nome dell'Ecomuseo, quindi lo ricopio, tipo, c'ho questo tipo, tra i vari tipi proposti non c'è quello che serve a noi, è da scrivere Ecomuseum in inglese perché comunque siamo c'è il progetto è comunque internazionale, quindi il tag è scritto in inglese. Posso poi inserire l'indirizzo, quindi deve essere via Alzaia Sud 3, unità nessuno, il codice postale se mi interessa, la città è Vaprio. Importante quando si sceglie, avete visto che quando io ho scritto via mi compaiono una serie di riferimenti. È importante scegliere l'indirizzo nel formato corretto, quindi nel formato che viene già presentato sostanzialmente. E vedete che qui sotto, piano piano, si sono aggiunte altre etichette, altri elementi, adesso un attimo che scenderà, quello che sopra ci viene presentato in una forma più, diciamo, facile, più visualmente chiara, qui sotto ci viene rappresentato come un elenco di, abbiamo visto prima, chiave sulla sinistra e valore sulla destra. Okay, quindi avendo inserito tutti gli elementi che mi interessano, potrebbero essercene molti altri, ad esempio, può esserci l'orario in cui l'Ecomuseo è aperto. Il corrario ha un formato un po' particolare da presentare, ma se schiacciate sulla I, vi apre un'altra pagina, sbagliato schiacciare sulla I, se vai sulla documentazione, vi apre un'altra pagina che vi spiega come deve essere formattato questo. C'è uno strumento molto facile che si chiama, adesso un attimo che si carica, non è questa la pagina, è un'altra. Ok, vedete qui che vi spiega come funziona, c'è questo strumento che si chiama YoHours, che ci fa in una maniera visuale molto semplice, facile, che ora vedrete, ci presenta il formato in cui deve essere scritto, deve essere creato il testo. Ci comparirà una tabellina in cui, ad esempio, vado a inserire che dalle 8 alle 12, alle 13 il mio museo è aperto lunedì, poi magari un altro giorno apre dalle 9 alle un'altra ora, posso cambiarlo, regolarlo, e quindi lui mi crea questa stringa di testo sopra che descrive quello che io ho rappresentato sotto. Quindi posso poi copiare questa stringa e andarla a inserire nel campo orari. Cancello perché non so assolutamente se è vero questa cosa o no. E avete capito? Quindi a questo punto basta cliccare su salva. Beh, comparirà un pannellino che spiega, che chiede di aggiungere un commento, quindi spiegare quello che è stato fatto, quindi scrivo brevemente aggiunta Ecomuseo Adda. E una cosa importante per visto che questo progetto, visto che comunque credo siete tutti alle prime armi con OpenStreetMap, è indicare che vorrei che qualcuno controllasse queste modifiche, quindi cliccare su questa spunta e poi cliccare su carica. E a quel punto i dati vengono inseriti in OpenStreetMap. Non so come siamo con i tempi, cioè, sono le 3. Avevo un altro esempio da mostrarvi, però facciamo che lo teniamo per la prossima volta, che è un po' più, diciamo, complicato. Però il secondo museo quindi erano i confini. Vi portavo l'esempio del parco Ecomuseo della Resistenza, non so se c'è anche qui un rappresentante, che come vedete dalla mappa che tra un attimo vi mostro, potete vedere, è composto da diversi comuni a cavallo tra la provincia di Sondrio e di Brescia. All'interno di questo, ecco, vedrete la mappa, ho evidenziato, questa l'ho solo creata io perché non conoscendo benissimo la zona, non conosco bene, comunque quello che serve fare qua è creare una relazione, che abbiamo visto questo elemento un po' più complicato, che magari iniziamo la prossima volta con più calma,
che riprende i confini rossi che sono già presenti e li unisce per creare un nuovo grande poligono che rappresenta tutto l'ecomuseo. Quindi quello che vi chiediamo di fare, diciamo, per la prossima volta, per prendere un attimo di familiarità con OpenStreetMap, è di registrarvi sul sito a questo link, o basta che cercate su andate su www.openstreetmap.org, in alto a destra compare registrati, si compila quel form e poi inserire la sede dell'ecomuseo. Via. Poi mando la presentazione a Raul che vi rinvierà, e sono presenti alcuni riferimenti se vi sono interessi alcuni degli argomenti trattati. Alla fine di questo trovate una pagina, che adesso vi mando nella chat, nella wiki di OpenStreetMap, che spiega come mappare un ecomuseo. Adesso ve la mando nella chat. Quindi a questo link trovate delle spiegazioni di alcuni elementi principali di interesse, che in questo modo, all'inizio, diciamo, per questa volta solamente la sede, vedete che ci sono gli elementi che riguardano l'indirizzo, ma se voi fate nel modo che abbiamo visto prima, quindi cercate museo e qui vi dà già una preselezione di tutti gli elementi che sono di interesse principale per l'ecomuseo. L'aspetto importante è selezionare museo e andare a inserire come tipo ecomuseum in inglese. Con qui ho finito. Se avete altri dubbi, curiosità, vi lascio. Nel caso se doveste provare a fare questa attività e dovreste avere qualsiasi dubbio, vi lascio la mia mail a cui potete scrivermi, adesso comparirà. Comunque è semplicemente lorenzo.stucchi@wikimedia.it per qualsiasi dubbio o per problema che riscontrate o per perplessità che avete, non esitate a scrivermi. Grazie. Lorenzo, grazie mille per questa presentazione. E, allora, volevo giusto menzionare una cosa importante di questa presentazione, è che qualche settimana fa non esisteva Ecomuseum su OpenStreetMap, per cui anche questa è stata un po' l'occasione veramente di collaborare con la comunità di OpenStreetMap e, appunto, grazie a Lorenzo, creare comunque le condizioni per fare in modo che la presenza degli ecomusei sia documentata in modo migliore, appunto, su OpenStreetMap, e che i nostri dati possano essere caricati. Abbiamo fatto apposta ad avere due incontri su questo tema, in modo tale che la settimana prossima si possa entrare un po' di più nel merito e possiate avere anche la possibilità di testare questo strumento. Ci saranno delle cose che potete fare anche indirettamente, quindi rendendo disponibili i vostri materiali, quindi non necessariamente imparando a editare da voi, ma è un'esperienza che vale la pena provare. È un mondo un po' nuovo, ma anche in questo caso anche accompagnato, quindi è anche un'occasione per avvicinarsi a questo mondo. Può essere anche che magari qualche partecipante dell'ecomuseo, qualche persona vicina all'ecomuseo può collaborare anche in questo tipo di attività, per cui è anche un modo per capire che tipo di nuovi progetti, nuove anche mappe di comunità possono essere fatte nel tempo. Io sarei dell'idea anche di chiudere questo incontro se non ci sono domande impellenti, in modo tale che teniamo i tempi, così siamo sicuri di avervi tutti, che sapete che i nostri incontri sono di un'ora secca. E, Raul, tu volevi magari aggiungere qualcosa in chiusura? Beh, ringrazio tutti, anche oggi è stata una molto partecipata questo appuntamento. Vi anticipo che a fine mese, per chi avrà tempo e voglia di tenersi collegati, ci sarà un incontro con i brasiliani. Quindi dopo la nostra lezione del giovedì, credo sia il 24, 25, non ricordo bene, ci sarà questo incontro con gli ecomusei, i musei di comunità brasiliani, che ci hanno chiesto appunto di incontrarci. Mi sembra in questo periodo un bel segno anche di vicinanza, perché sapete che sono messi molto molto male, forse peggio di noi, con la pandemia. Grazie a tutti di nuovo e alla prossima. Vi chiedo un'ultima cosa, visto che è una mia attività come volontario, la prossima volta io alle 3 dovrò scappare perché ho un'altra riunione per quello che è davvero il mio lavoro. Se avete qualsiasi dubbio o domanda,
non aspettate la prossima volta, scrivetemela via mail, così in modo che vi possa già subito rispondere e non rubarvi tempo poi in seguito. Ecco, magari possiamo mettere il materiale, anche il PDF delle presentazioni sulla pagina della rete degli Ecomusei Lombardi. Nei prossimi giorni troverete tutto il materiale, compreso la registrazione di questa bella lezione. Sì, ho già caricato anche le slide adesso, per cui già compaiono insieme al video. Per cui a brevissimo, anche se volete rivedere la presentazione. Bene, allora, arrivederci a tutti e ci vediamo la settimana prossima.